rottama e di questo governo di inetti, Presidente. E quindi le ricordo solo due o tre priorità che forse dovevano essere le priorità di inizio lavori dopo la pausa estiva. Le ricordo il problema degli esodati, parolaccia, visto e considerato quello che è stato dichiarato in queste ore dalla maggioranza. Le ricordo il 44% di disoccupazione giovanile, forse è una priorità la disoccupazione giovanile, o è più prioritaria le riforme costituzionali del Presidente del Consiglio che deve giocare? Le ricordo che a Piacenza, e lo ricordiamo a questo governo, qualche giorno fa è successo qualcosa di grave, e forse intervenire tempestivamente e forse anche portare in aula e forse capire da un dibattito parlamentare anche quelle che potrebbero essere le proposte sul il dissesto idrogeologico di questo paese. No, fa niente, la riforma costituzionale di Renzi e della Boschi. E poi c'è un problema di immigrazione che questo governo veramente ha gestito coi piedi, e di conseguenza in questo momento ci troviamo con un problema di immigrazione a livello europeo. Però in Italia, è vero che in Germania lo stanno risolvendo, ma in Italia, Presidente, è ancora attuale. Però le riforme costituzionali sono la priorità di Renzi. E quindi, Presidente, termino. Come avrà capito, queste riforme non sono la priorità del paese che vive, non sono la priorità del paese che produce. Noi ci schieriamo con loro, noi ci schieriamo col paese che produce, noi ci schieriamo con i cittadini italiani che a cui delle riforme costituzionali non gliene frega niente, perché non arrivano a fine mese con le riforme costituzionali, non si mangia con le riforme costituzionali, non si dà un futuro ai 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà con le vostre riforme costituzionali che fanno ridere i polli, Presidente.